settimana Gesù parla del regno di Dio. Lo aveva fatto anche settimana scorsa, ricordate? Utilizza ancora immagini e parabole in modo che tutti possano comprendere le caratteristiche di questo regno di Dio. Le prime due parabole ci mostrano che il regno di Dio ha un valore immenso, è una perla preziosa di inestimabile valore. Vale la pena davvero investire tutto per poterlo ottenere. La terza parabola ci ricorda maggiormente la parabola del grano e della zizzania. Stavolta Gesù parla di pesci buoni e pesci cattivi. Inoltre Gesù ci ricorda che al termine ci sarà un giudizio sulla nostra vita. Paura, eh? Io no. Non perché prendo sotto gamba questo giudizio, ma perché so che questo giudizio è affidato a un padre buono e misericordioso, non a un giudice cattivo e vendicativo. E allora non ho paura. Un'ultima cosa su questo brano di Vangelo. Noi tante volte pensiamo che investire per il regno di Dio significa sacrificarsi, mortificarsi, fare penitenza. Prova a rileggere il Vangelo, la prima parabola. Un uomo trova un tesoro, poi va pieno di gioia. Pieno di gioia? Sì, perché accogliere il regno di Dio nella propria vita, incontrare il Signore nella propria vita, è il vero tesoro. E tu, hai voglia di investire per il regno? Tanto lo sai che alla fine ci sarà una gioia immensa. Buona settimana!